parlando di Araba Fenice, parlando di rinascita, parlando di ritorno alla vita, non può ovviamente mancare un accenno alla nostra componente fisica. E il punto è che, specialmente se ci siamo trascurati per un periodo piuttosto lungo, rimettersi in sesto può sembrare veramente una mission impossible. Eppure la rete è piena di racconti di persone che ce l'hanno fatta, e non parlo solo di perdere peso, parlo proprio di rimettersi in sesto sotto tutti i punti di vista. Di tutte queste storie, c'è una delle più interessanti che vi voglio raccontare stasera, è quella di Arthur Bormann. Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o, come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome quando ci si impegna sul serio i risultati arrivano davvero, di questo parliamo stasera. Dicevo, può capitare, specialmente se si è trascurato questo aspetto per parecchio tempo, di vedersi davanti allo specchio così fuori forma, così messi male, che l'idea di reiniziare un percorso di fitness e di alimentazione corretta può sembrare veramente scoraggiante. Eppure si può se si vuole. La storia che dicevo di Arthur Bormann è esemplare in questo senso. Ho messo il link nel commento perché merita veramente di vedere il percorso che questa persona ha fatto. Arthur era un veterano della guerra del Golfo, paracadutista, quindi con tutta una serie di microtraumi che l'hanno portato ad avere dei dolori fortissimi di schiena, e questo ha creato un circolo vizioso di sempre meno movimento, sempre più cibo, e alla fin fine si è trovato grassissimo, proprio obeso, e incapace, impossibilitato a muoversi se non in carrozzella oppure con le stampelle e dei tutori speciali, come si vede dal video. Ha deciso di rimettersi in sesta dopo che per anni i dottori gli hanno detto che non avrebbe potuto più recuperare un minimo di forma, perché c'erano appunto questa serie di microtraumi e di dolori che gli impedivano di fare movimento. Si è messo di punto, insomma, questa persona ha perso 50 kg nei primi 6 mesi e altri 20 nei 4 mesi successivi, quindi 70 kg in 10 mesi, ma non solo, con una serie particolare di esercizi fisici di yoga dinamica, è una cosa speciale che non sto adesso qui a pubblicizzare, ma è incredibilmente efficace, è rientrato completamente nella sua forma migliore e adesso fa l'aiutante dell'istruttore. E ripeto, vedere questo video, che detto per inciso su YouTube, è diventato virale mi sembra nel 2011-2012, adesso ha raggiunto 90 milioni di visualizzazioni, ed è veramente una fonte di ispirazione, perché vedere questa persona totalmente incapace di muoversi, di tirarsi su, doversi appoggiare a delle stampelle o essere obbligato a chiedere l'aiuto degli altri per ogni più piccola cosa, diventare un vero atleta e un istruttore. È veramente una cosa motivante, non è la solita cosa all'americana, quindi ti prego di guardare. Per quel che riguarda noi, che non abbiamo presumibilmente problemi di quel tipo, allora cos'è che ci ferma? È chiaro che se ci siamo trascurati per un po', ricominciare a ripartire può essere difficile. Certo che è difficile, sennò saremmo tutti Schwarzenegger, ma con un minimo di investimento è possibile, ne abbiamo già parlato, arrivare a un livello di forma decente, veramente con pochissima fatica. E con un po' di intelligenza, di esercizio intelligente, quindi non tanto lavoro massiccio, ma lavoro intelligente, si può appunto raggiungere un livello di forma più che accettabile con pochissimo esercizio. Ne ho già parlato degli isometrici, quindi vai a cercare nei video passati
nella giornata dei mercoledì, il mercoledì il giorno in cui parlo della parte fisica. Quindi, guardati la storia di Arthur, dimmi se hai dei problemi più grossi dei suoi e decidi se puoi risolverli. Buon proseguimento di serata.